primo dei propositi del 2012 è il recupero di risorse, fondi per fare delle attività culturali e del turismo in questa città il volano di sviluppo per il futuro, così come nel programma di questa amministrazione. Alimenteremo un percorso di attività sulle biblioteche municipali, coinvolgendo cittadini e scuole in laboratori e incontri con autori e scrittori, porteremo il wifi nelle biblioteche, lavoreremo sui beni culturali per mettere a sistema tutti quelli che sono i musei, i palazzi, i monumenti e le chiese della città, far sì che esistano percorsi turistici che portino alla base del turismo la cultura. Saranno attivati ancora nuovi infopoint nell'ambito della rete degli infoturist della città, che sono diventati punti di aggregazione per i turisti e per i cittadini tutti a partire dal mese di dicembre, che continueranno potenziandone ancora altri fino all'estate prossima. Ovviamente caratterizzerà la nostra programmazione culturale un lavoro di attivazione di spettacoli e di eventi nell'ambito del tradizionale Maggio dei Monumenti e fino a confluire nelle state in città. Per fare questo abbiamo già messo online un bando sulle attività culturali e turistiche dell'anno 2012 affinché la città possa avere un unico grande calendario contenitore ed essere portato questo calendario alle fiere turistiche di Berlino, di Parigi, alla BIT di Milano e far sì che la città sia rappresentata dal suo esistente, cioè dal suo patrimonio e dalle sue idee, dalle sue performance. La politica di attività culturale diffusa sarà uno degli obiettivi principali del mio assessorato. Vogliamo appunto fare in modo che nelle municipalità si aprano luoghi e spazi di cultura che vengano frequentati ogni giorno e dobbiamo far sì che una serie di teatri della parte periferica della città possano confluire in un progetto unico di attribuzione di fondi e di programmazione anche relativamente a quelle che sono le disponibilità finanziarie della Regione Campania, sul cui prospetto di finanziamento stiamo insistendo per ottenere nuove risorse. Un fiore all'occhiello della nostra attività continuerà ad essere il PAN, che pur lavorando a risorse praticamente zero per questo primo semestre è riuscito ad attivare una serie di importanti numeri di percorsi e di frequentatori di questa struttura che, come sappiamo, è un servizio del Comune di Napoli, ma ha l'ambizione di essere un centro per le arti della città e in questo modo è riuscito ad essere un punto di riferimento per artisti, compagnie ed anche per le istituzioni che hanno organizzato mostre nel PAN. Per quanto riguarda la programmazione generale dell'attività dell'assessorato, l'impegno costante è che tutti i siti monumentali, i siti turistici siano ordinariamente aperti dal nostro personale, così come lo sono già molte delle chiese di Napoli, in base a un accordo che esiste con la Curia, e far sì che questi percorsi di turismo se ne aggiungano altri. La cultura comincia dalla scuola è uno dei progetti che vogliamo attivare e approfondire in questi prossimi mesi affinché per i ragazzi, per i bambini, si cominci una partecipazione attiva della vita culturale della città fin da piccoli.